E buongiorno mondo. E mentre aspetto che il mio tè sia pronto per la colazione, sto già smontando la tenda, è ancora montata ma spicchettata, adesso la piego e poi ritiro tutto sto casino che è qua intorno, eh? Promesso. A dopo. Finalmente è giunto il momento del mio tè caldo, la mia briochina. Come vedete ho già smontato tutto, le borse sono praticamente pronte, una l'ho già anche attaccata alla bici e quindi ci siamo, tempo della colazione e ci si rimette sulla Greenway direzione Varzi, mancano poco più di 10 km. A dopo. Come vi dicevo, la Greenway, questa qui alle mie spalle, è in costante salita con un 2% decisamente fattibile, non è una grossa salita, sono comunque 30 km costantemente in salita, a parte qualche rampetta, sali e scendi, non fosse che c'è il fastidioso vento che tira da est e il 2% secondo me si trasforma quasi in un 5-6%. In più, ora sono arrivato al fine della ciclovia. Qui mi dice che è finita, mancano gli ultimi 2 km per arrivare a Varzi e devo salire da qua dietro e tornare sulla statale qui sopra e speriamo non sia troppo trafficata. A dopo ragazzi. Varzi, capitale del salame crudo, e chissà se riesco a provarlo, ma comunque lo conosco, non è che abito così lontano da Varzi, Pedala Giappino, pedala. Bene ragazzi, da qui che è Varzi inizia la prima e unica salita che ho da fare fino a Bologna. Sono 6 km con una media del 6%, quindi mi metto l'anima in pace, che se mi lamento qua figuriamoci poi sugli Appennini. Dai ragazzi, pedala Giappino, pedala. Ragazzi, siamo all'8%, 7 adesso. Mancano penso 3 km e mezzo e sono allo scollinamento. Poi è tutta discesa in direzione delle campagne piacentine. Dai Giappino, pedala, dai. Vorrei giusto farvi notare che anche oggi tira il vento, guardate gli alberi lì dietro. E quindi si fatica in salita e pure in discesa che cosa. E ci siamo ragazzi, terza regione dalla partenza, siamo in Emilia Romagna, provincia di Piacenza. Game on ragazzi, game on. Sono davanti alla diga del Molato, sarebbe figo fare una bella dronata ma c'è un sacco di vento e non mi fido molto, anche se il Mini 2 dovrebbe reggerlo questo vento, ma preferisco evitare che mi cada giù nell'acqua nella diga, quindi adesso vado a vedere perché forse si può anche andare sopra e se si riesce vi faccio vedere qualche foto da lì. Altro che cicloturismo, questo è un paese per fare un'ottima camminata.
Vi erano mancate le mie freddure, vero? Proseguo. Metto in pratica gli insegnamenti del buon Omar Birfeder. Adesso vado a mangiare. Ho fatto solo 44 km, ma tra la salita al 6% fatta, che era relativamente breve, ma soprattutto il vento continuamente e costantemente contrario, che mi fa faticare anche in discesa, allora ho fatto tardi e quindi è l'una adesso, ho deciso di fermarmi a mangiare un panino e sfrutto, come avete visto, le prese a disposizione per caricare un po' di energia, di batterie, di power bank. Quindi adesso mi mangio il mio panino, un ovetto sodo e riparto. A dopo. Pausa pranzo fatta, batterie un po' caricate, in mezz'oretta non è che si carichino molto, ma va bene. Sulle salite con questi panorami e ovviamente il vento continua a soffiare, non smette un attimo, neanche basta. Va bene faticare, ma il vento è veramente fastidioso. Pedala Giampino, pedala e taci che già c'è il vento. Speriamo che venga fuori almeno il sole, un po' sta spuntando ma non scalda ancora. Dai Giampino. Mi sembra bello in secca anche lui. Vorrei fare ancora una quindicina di chilometri, non tantissimi, alla fine ne farò penso 80 in totale, ma sto vento mi sta spezzando le gambe tutto il giorno che ce l'ho contro, non so se lo sentite dalla cam. Però il mio dubbio questa sera è quello che sarà molto difficile trovare un posto per bivaccare, perché sono in una zona, come potete vedere, tutta di campi coltivati, e trovare un boschetto sarà dura. Pedala Giampino e speriamo che domani non ci sia questo vento, perché basta. Pedala Giampino. Sono quasi a San Giorgio Piacentino, ho imboccato questa stradina che va verso il fiume, dove spero di trovare un posto per bivaccare tranquillo. Vi faccio sapere. E per stasera basta. Ho fatto solo 78 km, volevo farne qualcuno in più, ma col vento che c'è stato tutto il giorno con raffiche fino ai 35 km all'ora, che mi facevano faticare anche in discesa, dopo la salita tu speri di goderti la discesa e andare giù lungo lanciato. No, devi pedalare, pedala Giampino, pedala anche in discesa. E quindi sono un po' bollito. Ho trovato quest'angolino qua che non è dei più belli. Penso qua, sono in riva in fiume, in secca. Non sono tanto riparato dal vento, ma verso mezzanotte dovrebbe calare in base alle previsioni e scendere ai 9 km all'ora, adesso è ancora sui 17. Tira. Ed è freschino anche. Neanche un po' di sole. Tutto sto vento che ha fatto e neanche ha portato via le nuvole. Ma vaffanculo. A dopo ragazzi. E anche questa sera ragazzi ho cenato, state tranquilli, ho mangiato anche il dolcino. Ora dal buio della mia tenda non mi resta che darvi la buonanotte, nella speranza che domani sia una giornata migliore, le previsioni danno un po' di sole e un po' meno vento di oggi, quindi sarà un'ottima giornata. Buonanotte a tutti.